Buongiorno amici di YouTube da Max e benvenuti in questa seconda parte del tutorial dedicato al video editing con dati GPS. Nella scorsa puntata, nello scorso video, abbiamo visto come realizzare i video avendo a disposizione un'action camera dotata di GPS e sensoristica interna propria, come la TomTom. In questa seconda parte vedremo come realizzare i video nella casistica più comune, ovvero un'action camera sprovvista di GPS interno, per cui andremo a registrare i nostri dati GPS in maniera esterna. In questo caso sfrutterò una registrazione che ho realizzato con il mio datalogger QStars, ma comunque voi potete utilizzare anche il vostro smartphone attraverso le varie applicazioni. Anzi, ne approfitto per linkarvi qui nella scheda in descrizione il primo episodio della rubrica Cutting Break, in cui vado a spiegare come si fa a fare del data logging con i diversi dispositivi che abbiamo a disposizione. Per cui, senza alcun indugio, andiamo a aprire il nostro Fido Race Render che abbiamo potuto vedere per la prima volta nello scorso video. Mi sta aprendo. Qui andiamo sempre a selezionare il nostro template semplice e qui andremo a scegliere la nostra clip video e la nostra file GPS. Andiamo un attimino sopra. In questa occasione ho realizzato una clip intera perché comunque la GoPro, sapete, ha sempre la cattiva abitudine di spezzettare i video a 12 minuti quando registra in full HD, insomma è un po' un casino, per cui ho dovuto accorpare le due clip per avere un'unica clip unica su cui lavorare. Andiamo ad aprirla adesso, ecco che viene caricata. Andiamo a aggiungere il nostro file GPS, in questo caso, come ho detto poc'anzi, l'ho ricavato registrando, effettuando dell'acquisizione dati con il mio datalogger GPS QStars, che ho utilizzato in maniera molto positiva, credetemi, non mi aspettavo una buona precisione, soprattutto ha rilevato dei dati veramente molto interessanti. Anzi, ne approfitto, nel caso voleste una recensione di questo datalogger con la sua suite di analisi dati, fatemelo sapere pure qui sotto nei commenti, verrò di portarvela il prima possibile. Tornando a noi, abbiamo il nostro bel file che ho rinominato Wet Run, perché comunque si tratta del mio primo run sotto la pioggia. Andremo a cliccare per aprirlo e verrà caricato nel nostro software. Andiamo a cliccare OK. Andremo a selezionare sempre il mio amato template denominato Playcart. Andremo sempre a cliccare OK perché sulle cose che voglio. Ed eccoci qui sulla nostra schermata di editing. Andremo a ingrandirla. Allora, in questo caso, diciamo, ho fatto un piccolo errore, che è stato quello di lasciare acceso in maniera continuata il QStars, per cui ha registrato tutti i movimenti del musetto, però non c'è problema. Allora, vi ricorderete nella prima parte che sono andato subito a chiudere questa schermata qui, ovvero il Project Setup Wizard. In questo caso ci tornerà veramente molto molto utile. Innanzitutto andiamo a portare la nostra clip video nel luogo in cui vogliamo posizionare la linea di partenza e arrivo, dove verranno presi i tempi, per cui andiamo con il nostro slider avanti, andiamo un po' più avanti, insomma, perché così adesso vi spiego il motivo. Ok, più o meno ci siamo, vediamo un attimino. Ok, possiamo andare molto troppo indietro. Ok, questa è l'ultima curva prima della linea del traguardo e adesso andremo un attimino a posizionare in maniera ottimale il nostro frame nel quale andrà posizionata la linea del traguardo. Andiamo avanti con le freccettine. Usate un po' la lentezza, ma il mio PC portatile non è poi così tutto sto fulmine a livello di prestazioni. Vorrei fare un upgrade, però quello arriverà col tempo. Un altro pochettino. Ovviamente, diciamo, voi potete posizionare il singolo frame dove volete, in quel caso verrà messo comunque, diciamo, la linea del traguardo. Un altro pelettino.
per uno che non esageri di per sé. Ok, qua dovremmo esserci. Adesso andremo a modificare quella che è, diciamo, la posizione della linea di partenza arrivo. Come fare? Ve l'ho già mostrato nello scorso video. Andremo a selezionare, aspettate, bisogna selezionare il file dati, andremo a selezionare la bandiera a scacchi, andremo a cancellare la linea del traguardo già settata di default e andremo a settarne una nuova, per cui andremo un attimino avanti con la traccia GPS, perché comunque, come ho detto, ho fatto un piccolo errore di non spegnerlo subito, ma non ci sono problemi, questo non andrà assolutamente a influenzare la qualità del nostro lavoro, perché comunque il software riconoscerà effettivamente quale porzione di file utilizzare. Andiamo un po' più avanti, forse quello è troppo. Un po' più indietro, eccolo qua, dovrebbe essere questa più o meno. Andiamo un attimino. E andremo a selezionare ok e verrà posizionata la nostra, diciamo, traccia GPS, il nostro linea del traguardo più o meno. Allora, adesso viene il bello. La finestra che abbiamo chiuso in precedenza, il Synchronization Tool, ci permette, attraverso comunque delle funzioni facilitate, di poter sincronizzare in maniera molto molto facile i video con i dati GPS. Andremo a cliccare su Data Sync Wizard. Il file ovviamente selezionato deve essere Wet Run, che è il nostro file log GPS, e qui abbiamo la possibilità di selezionare diversi data event che ci permettono di sincronizzare in maniera ottimale la traccia video con quella GPS. Andremo a selezionare lap first time crossing start finish line, ovvero l'inizio del primo giro. Use the main preview control to sync the project to the time, insomma un'altra funzione, e andremo a sincronizzare i data event con la visualizzazione attuale del video. Clicchiamo ed eccoci qui pronti. Come potete ben vedere, abbiamo la pallina posizionata esattamente sulla linea di partenza. Ovviamente, se avete dei riferimenti al video è molto meglio, io non avendo, diciamo, sono andato un po' tra virgolette a occhio e croce. E da qui partiranno i cronometraggi di tutti i nostri tempi, il che, diciamo, è molto comodo se magari non ci viene consegnato comunque un tabulato dei tempi e così via. La vera figata di questo programma è che, ovviamente, come ho detto, riconosce in automatico l'eccesso del file GPS, per cui la prova del 9 per verificare il corretto, diciamo, posizionamento è che andremo con la testina all'inizio. Se siamo fermi, ovviamente, il tachimetro dovrà essere 0 e più o meno la posizione è quella, per cui andando avanti vedrete che, uscendo dai box, la velocità aumenterà, e una volta passata la linea del traguardo partirà anche il cronometro qui sopra. Comunque è un'ottima cosa anche per capire dove poter limare, diciamo, un ottimo strumento anche per poter migliorare le nostre prestazioni in pista, per cui è un video che mi piace molto anche fare, perché è anche un video molto molto richiesto, tra virgolette, è uno dei video che bene o male quando lo pubblico piace molto anche a voi. Anzi, vi ringrazio che abbiamo raggiunto quota 108 iscritti, non pensavo di sfondare il mondo delle 100 iscrizioni, per me questo è veramente molto bello. Andiamo ad aggiungere il nostro bel accelerometro GPS, come prima. Tanto per curiosità tecnica, andiamo a selezionare il circolo, sempre come prima, andiamo ad ingrandirlo, posizioniamolo sopra la mappa della pista. In questo caso voglio anche aggiungere un altro oggetto che è sempre legato alle accelerazioni laterali, ovvero la barra con i picchi di GeForce, che andremo ad ingrandire per poter poi posizionare sopra la top speed e base speed, che sono dati comunque molto molto interessanti anche questi. Andiamo a posizionarlo bene proprio a destra e fin qua ci siamo. Per quanto riguarda l'esportazione, non cambia assolutamente niente. Andiamo a creare il nostro bel video, ci chiederà sempre di salvare, per questo momento, per questo tutorial non lo faremo. Andremo comunque tranquillamente a selezionare le impostazioni che abbiamo usato la prima volta, per cui le tiene in memoria, è una cosa molto comoda, e andremo a dare avvio alla nostra esportazione.
E come avete potuto vedere, non è poi così tanto difficile realizzare video con la telemetria, cioè so che vi piacciono molto e secondo me è un bel argomento che può essere utile a molte molte persone, sia nel campo hobbistico del karting, ma anche in ambito professionale, perché no? Se questi due video vi sono piaciuti, vi sono stati utili, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e anche a lasciare dei commenti qui sotto se avete domande o chiarimenti in merito. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti qui sul canale, ci vediamo la settimana successiva il 6 maggio per il vlog della tappa di Rio Vegio del campionato per il kart e ogni domenica alle 20:30 per un nuovo video qui sul canale. Dal vostro Audal Max è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Bye bye!